Ragazze, bentornate sul canale con un nuovo video. Oggi non mi vedrete in faccia, ma ho deciso di fare il video così in modo da potervi far vedere direttamente i prodotti, anche perché questo video qua, dove andrò ad applicare queste bende tonificanti elasticizzanti della Swiss Care, mi è stato richiesto da diverse ragazze dopo aver postato delle storie su Instagram. Alcune di voi le hanno anche già acquistate e insomma mi ha fatto piacere questa cosa. Allora, come sapete, ogni tanto vi parlo anche dei prodotti della Swiss Care, che sono dei prodotti che non si trovano nella grande distribuzione, così ve lo dico subito, insomma, ma potete acquistarli tramite le consulenti. Io ho avuto la fortuna di crescere, possiamo dire così, tra virgolette, con questi prodotti, perché appunto sia mia mamma da tantissimi anni, eppure io per un periodo di tempo, per diversi anni, ho lavorato in azienda, quindi come consulente, quindi per quello li conosco bene, ecco. Ci tenevo a dirvi anche questo. Vengono venduti tramite consulenti, però adesso c'è anche la possibilità di acquistarli online con inserendo il codice consulente, che poi io vi lascerò qua giù nel box informazioni. Comunque il codice consulente vi lascio quello di mia mamma, che è appunto Ferrari Marisa F0582. Vi ho detto tutte le indicazioni tecniche perché me lo chiedete spesso, dove si possono trovare e quant'altro, quindi vi dico già questo. Allora, oggi che cosa andremo a fare? Andremo a provare le bende tonificanti, che vi avevo già fatto un video la scorsa estate, scusate, e che hanno incuriosito veramente tante di voi. Allora, io avevo fatto delle stories su Instagram, trovate il mio canale sempre qua giù nel box informazioni, dove vi facevo vedere il magazzino che avevamo a casa, appunto, di tutti i prodotti che erano stati venduti, e quindi ve l'avevo fatto vedere. E vi avevo parlato di questo prodottino, che non sempre si sente parlare di, appunto, di bende tonificanti. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che questo qua è un prodotto super proprio anche per questa stagione, perché chi più chi meno magari soffriamo di gambe pesanti, di circolazione che magari che va un po' a rilento, e poi tutte le altre problematiche che ci vanno dietro, che possono essere magari problemi proprio di circolazione, magari in casi un po' più strong, quindi problemi di circolazione un po' più seri, vi consiglierei anche l'integratore con la vite rossa. Ma se nel caso questo vi interessa, fatemi sapere giù nei commenti e magari ne possiamo parlare la prossima volta. Però vanno bene anche per stagni di liquidi. Adesso veniamo qua alla nostra amicona, e qua per quanto riguarda la cellulite, perché per quanto sì, è un inestetismo, sapete che comunque la cellulite è collegata anche a un fatto di cattiva circolazione, quindi dobbiamo proprio lavorare lì. Allora, Swiss Care ci propone appunto queste bende, che sono delle bende tonificanti che io utilizzo veramente da tanti anni, d'estate. Sono delle bende che fanno freddo, quindi anche se avete problemi di vene le potete utilizzare, anzi meglio. Nel caso proprio di problematiche di vene, il trattamento da fare sarebbe anche le prime settimane, due o tre volte utilizzarle. Sono delle bende monouso, all'interno, adesso vi farò vedere, ce ne sono due, e vanno utilizzate proprio messe a spina di pesce sulla gamba, e vanno tenute lì dai 30 ai 45 minuti, e poi le andate a togliere. Quando le andate a togliere, non andate a lavarvi, cioè nel senso, se vi resta un po' di liquidino sulle gambe, dovete massaggiarlo bene fino a completo assorbimento. Questo perché? Perché comunque la benda, dopo essere stata tirata via, gli attivi che ci sono dentro, che sono appunto di tè verde, di pelvezia, canalicula, culata, sì, non è una brutta parola, ragazze, ci sta scritto veramente qui. Poi c'è il rusco, la mimosa e il mentolo. Vanno, questi attivi qua vanno a lavorare ancora nelle ore successive. E io consiglierei di finire il trattamento sempre anche con il gel gambe, però questo ve lo faccio vedere dopo. Allora, queste qui che adesso vi faccio vedere sono delle bende elasticizzate in cotone monouso e con un'alta concentrazione di estratti naturali. Vanno bene appunto per le gambe stanche, gonfie, pesanti o affaticate, e hanno veramente un effetto che va tonificante, perché
lo vedete, a colpo d'occhio si vede e alcune di voi già me lo possono confermare, è anche modellante. Ovviamente se volete un'azione dimagrante, tutto quello che ci va dietro, modellante al 100%, sappiamo bene, mi metto dentro anch'io, che ci vuole una corretta alimentazione, bere acqua e far movimento. Però insomma, intanto possono essere un aiuto. Vanno bene nelle varie forme cellulitiche, con ritenzione di liquidi, con effetto tonificante, in caso di rilassamento dei tessuti e come trattamento di benessere nei casi di problemi di circolazione, come vi dicevo prima. Vanno praticamente, adesso le apriamo assieme, così ve le faccio anche vedere. Non sono brava a mettermi così, comunque, ok. Allora, si presentano così, ce ne sono due, come potete vedere, eccole qua. Sono imbevute e sono così. Il tessuto è questo, vedete che è elastico. Allora, queste qua vanno messe da spina di pesce dalla caviglia fino al gluteo e poi le tenete in posa dai 30 ai 45 minuti. Adesso le chiudo un attimo che così non si seccano. Io poi andrò a mettere il pantaloncino. Questo qua è un pantaloncino che trovate, comunque sono quelli di plastichina. Se non lo avete, più che altro per non sporcare, potete applicare della pellicola. Quindi andate a metterlo così, adesso andiamo a vedere assieme. Allora, so che non è una bella cosa, però intanto ve lo faccio vedere. Dovete proprio applicarle in questo modo e andare su tutta quanta la gamba. Quindi così. Chiedo scusa della fetta. Allora, ammetto che questa cosa è vergognosa e capirete il perché oggi non mi sono fatta vedere. Comunque è lo stesso, ragazze. Una volta che vi siete fasciate come un cotechino, vi dovete mettere, praticamente il risultato è questo, vi rilassate. Io adesso ho messo questo tipo di pantaloncini, però ripeto, pantaloncini, una parola grossa, però ripeto che le potete mettere anche una pellicola, cioè quelle per cucinare, cos'è il Domopack? È quella comunque la pellicola, oppure anche una calza elastica, ma secondo me più che altro con quella bagnate. Quindi vi rilassate, state lì quella mezz'oretta, quei 40 minuti, la sensazione di fresco la sentite da subito e poi andiamo a toglierle. Nel frattempo che aspetto, appunto il tempo di posa, sto minacciando sulle storie di Instagram chiunque oserà deridervi per ciò e ve lo dico, sedete puniti con punizioni medievali. No, vabbè, a parte gli scherzi, so che è un video abbastanza diverso dai miei soliti, però dovevo farvi vedere questo. È inutile che vi faccio vedere la mia faccia, meglio che vi faccio vedere come si utilizzano. La sensazione di fresco è non piacevole di più, ragazze. Aspettate, mi tengo così. È veramente piacevolissima, si sente proprio gli attivi che lavorano e le gambe molto molto più leggere. Ovviamente lo sapete, io non sono magrolina, ma proprio per nulla, sta cicciottina qua, però ci accettiamo, non è quello il problema, ma, nel ma però insomma, bisognerebbe, ma però, vabbè, scusate, si fa sempre qualcosa insomma per andare a migliorarsi e a lavorare proprio anche sulla circolazione, che comunque è un aspetto importantissimo. Quindi adesso stiamo qua. Rollate, mummificate come delle salamelle. Una volta finito il trattamento potete, allora non è obbligatorio, però secondo me è qualcosa in più, ragazze, potete andare a lavorare con il gel gambe, che è un gel gambe riposante, rinfrescante, con tutti questi attivi all'interno, che adesso non vi sto a elencare tutto, però comunque c'è la vite rossa, c'è la centella asiatica, c'è l'equiseto, l'arnica, la mamelide, che hanno anche un'azione proprio decongestionante anche nel caso ci fossero problematiche di vene. Dopodiché c'è l'edera, c'è il ginkgo, insomma il mirtillo nero, cioè tutti quanti i principi che veramente vanno a lavorare sulla circolazione. Questo è un gel che penetra subito sulla pelle, adesso ve lo faccio vedere, ed è un gel gambe rivitalizzante, tonificante in caso proprio di gambe stanche e pesanti. Cosa vuol dire? Che questo qua, anche se vi sentite le caviglie gonfie, se vi sentite le gambe pesanti, soprattutto d'estate, perché succede anche con il caldo, è normale, lo potete benissimo applicare, penetra subito sulla pelle. Adesso vi faccio vedere la confezione, tra l'altro è questa qui, che è una confezione da 250 ml, il PAO è 12 mesi, sempre della Swissquare, e vi faccio vedere adesso, io lo metto qua sul braccio, però vedete,
Avrò fresco al braccio adesso. Comunque, è un gel che penetra subito. Nel caso tipo magari di signore un po' anziane, possiamo dire così, insomma, con più anni di noi, che magari soffrono di più problematiche di circolazione, lo possono applicare anche se hanno la calza, perché comunque penetra subito, vedete, e rilascia veramente una sensazione di freschezza, ma oltre a questo va proprio a lavorare per andare a stimolare la circolazione. Un consiglio mio, se lo applicate, applicatelo sempre anche da sotto il piede, perché così stimolate bene da sotto, che sapete che sotto il piede troviamo anche tutti quanti gli organi riflessi, quindi è sempre bene non trascurarli. Quindi concludo il trattamento con questo. Una volta finito, andate a togliere le vostre bende e andate a gettarle, perché comunque non le potete più riutilizzare. Se sentite appunto che sulla gamba è rimasto comunque ancora un po' di liquidino, andate a massaggiare bene e la sensazione di freschezza che sentirete pervade veramente per molto molto tempo. Potete concludere il trattamento, come vi dicevo prima, con il gel gambe. Questo è consigliato ogni giorno. Alla sera sicuramente, ma anche alla mattina non sarebbe male. E invece le bende, eccole qua. Ok, le bende, queste le potete fare magari all'inizio se avete problematiche di circolazione anche 2 o 3 volte a settimana, e poi oppure anche 2 volte a settimana, e poi mantenere una volta a settimana proprio come trattamento. È veramente fantastico, questo qua ve lo straconsiglio davvero, perché sono una bomba. Proprio sentite le gambe leggere, la circolazione migliora. Ed è veramente una sensazione piacevolissima, soprattutto adesso con il caldo. Vi chiedo scusa del video se è stato fatto così, cioè, ma ci tenevo a farvi vedere insomma un po' l'applicazione e tutto. Insomma, alla fin fine le facciamo a casa, non siamo in un centro estetico. Fatemi sapere se conoscevate già i prodotti, se utilizzate magari dei prodotti più o meno simili. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto con le mie ciabatte e ci vediamo nel prossimo. Un bacione!